More a different or more expensive watch, and they will come to us. So we need Wellington. We need the Apple Watch because it's the entry into our world, and we need an entry door. And so we must respect. Uh, we must respect Wellington because they create the entry door to our universe. And once you have entered. You discover the universe, the, universe of beauty, the universe of art. ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlarvi di un'intervista che ha fatto lo youtuber Teddy Baldassarre ad una persona tra le più importanti che opera nella, nel mondo dell'orologeria. Il suo nome è Mr. Jean-Claude Beaver. Che è un, un manager lussemburghese che opera nel mondo dell'orologeria da più di 50 anni. Un accenno veloce a chi è la persona di Mr. Beaver. Ecco, Mr. Beaver comincia la sua carriera a Ademas Piguet, ci sta un anno nel quale. Studia proprio l'orologeria, dopodiché andrà a Omega e poi, eh, anche lì, starà circa un anno. Dopodiché si dedicherà alla ricostruzione di un marchio storico che era un marchio dormiente Blanc Pan, che ha una storia incredibile. Eh, si pensa che sia forse il, il marchio più antico. Tra tutti, eh, tra tutti le maison svizzere. Riprende blan pan eh, ha eh, riscuote un eh, notevole successo, considerate che fa tutto questo negli anni in cui il quarzo stava prendendo, prendendo quota. E lui eh, appunto eh, percorse un'altra strada, la strada eh, del eh, ricercare un orologio che eh, avesse un movimento tradizionale, quindi all'opposto, andò all'opposto all di dove stava andando l'orologeria. Blan Pan ebbe un notevole successo, dopodiché fu venduta al gruppo Swatch. E lui, a quello che all'epoca era il gruppo Swatch, e lui diventò un, un manager di Omega. Ecco, in quegli anni eh, noi possiamo ricordare i eh, vari James Bond con Peter Brosnan che indossava il suo Omega. Ecco, dietro questa campagna pubblicitaria c'era proprio Mr. Beaver. Quindi ha avuto delle visioni completamente eh, innovative per quel per quell'anno per quegli anni lì ecco dopo eh, Omega ha, è andato eh, a Hublot dove è stato un azionista ancora ancora oggi è un azionista di Hublot anche Hublot ebbe ed ha avuto un incredibile successo nel momento in cui eh, Biver ha preso le redini di questa azienda dopodiché l'ha venduta al gruppo LVMH e eh, siccome LVMH aveva eh, ed ha il, il marchio Tagoyer è lui al momento ehm, ora proprio in questo momento qui credo che abbia eh, lasciato ma è stato amministratore per un lungo eh, periodo di eh, tagoie quindi ehm, al momento ha ancora è sempre in, in azienda collabora ancora con lvmic considerate che eh, quest'anno ha compiuto 70 anni ed è da più di 50 anni che opera in questa eh, nell'orologeria viene considerato la persona l'uomo che ha salvato da solo l'intera industria orologiera dal, dal, dalla crisi del quarzo quindi ecco questo eh, per darvi un attimino eh, quello che può essere mh, Ecco, la portata di, eh, della, eh, di, questa, di questa persona. Ecco, eh, voglio fare eh, le mie congratulazioni a Teddy Baldassare per essere riuscito ad intervistare una, un personaggio di questo, di questo calibro. Ma ora andiamo a vedere subito. Le domande che eh, Teddy Baldassarre che oltretutto è stato bravissimo nel, proprio nel formulare le domande che a mio avviso sono state eh, veramente azzeccate. Ecco vi metto sotto in descrizione il, il link della, del video di Teddy Baldassarre così poi lo potete guardare con, con calma. Ecco il primo punto che viene toccato da, da Bivere è questa differenziazione, lui fa una differenziazione netta tra industria e arte, cioè lui dice che l'orologeria svizzera è arte se vuole sopravvivere, quindi l'arte non ha, è eterna ed è vero, un quadro di Picasso è un quadro che avrà un valore per sempre, così come la musica, la musica classica di Beethoven è un, una musica che sopravvive nei, eh, nei secoli. Quindi dice che l'arte è uno dei pochi eh, beni che durano e che riescono eh, a eh, essere tramandati nelle generazioni, ecco così come gli orologi tradizionali quindi fa questa subito no? questa differenziazione tra quello che è l'industria orologera che va benissimo e che esiste e l'arte no? l'arte l'arte eh, proprio del, eh, della manualità l'arte eh, delle forme l'arte della storia l'arte dell'heritage ehm, dell in un mondo eh, come questo dove si ha uh, paura no? di uh, esporsi uh, proprio per non perdere uh, determinati, uh, determinati anche vantaggi, determinate posizioni che per esempio hanno uh, delle, delle case orologiere uh, tradizionali che si sono guadagnate negli anni, che si sono guadagnate eh, con anche nei, nei secoli. Ecco, Mr. Beaver è una persona che parla schietto, che parla diretto, che parla di tutto e non si tira indietro quando Teddy Baldassarre gli chiede la sua opinione eh, a riguardo degli Apple Watch che ricordo hanno venduto una cosa come 30 milioni di pezzi nel mondo e eh, non si tira indietro neanche quando li eh, propone di parlare di eh, Daniel Wellington ecco lui eh, parte da, dalla storia nostra de, delle persone che oggi hanno 30 40 30 40 anni in particolare e ho 50 anni e parla di, eh, di swatch group ecco lui dice che eh, lo, la swatch group mh, eh, ogni casa dovrebbe pagare ogni casa orologiera di eh, tradizionale dovrebbe pagare una royalty a alla swatch no? e sappiamo che la swatch insieme ai eh, giapponesi è una di quelle aziende che ha travolto il mercato dell'orologeria meccanica, proponendo orologi costruiti in serie, costruiti da macchine, quindi uscendo con dei prezzi di eh, 50, 50 euro. E ha ecco, travolto, ha sconvolto l'orologeria tradizionale. Diciamo che ehm, lui pensa che eh, ogni azienda tradizionale dovrebbe pagare questa royalty perché eh, questi, eh, queste persone che quando erano giovani hanno comprato 1, 2, 3, 4, 5 swatch, eh, oggi sono le persone che comprano orologi tradizionali perché dice è molto più eh, difficile vendere un, un paio di scarpe a chi non ha mai indossato scarpe che a chi indossa scarpe e la stessa cosa vale negli orologi è molto più facile vendere un orologio di, eh, di valore di orologeria tradizionale ad una persona di eh, 50 anni che ha sempre indossato un orologio Piuttosto che è una persona che non lo ha mai indossato. Quindi arriva a bomba su, eh, sulla, su Apple Watch dicendo che assolutamente è un orologio. Molti dicono che non è un orologio perché ha altre funzioni. Lui dice tranquillamente che è un orologio, e parla di eh, Daniel Wellington. Dice che Daniel Wellington è un orologio di design, ne parla, ne parla bene. E dice che tutti questi eh, orologi, come Daniel Wellington, aiutano l'orologeria tradizionale. Se per la mia generazione sono stati importanti eh, gli swatch, per la generazione che sarà tra 10, tra 15 anni, oggi stanno, eh, stanno entrando nel mondo dell'orologeria tramite Daniel Wellington, tramite... Eh, gli Apple Watch ecco eh, poi gli fa altre domande Teddy Baldassare le dice come mai che l'orologeria tradizionale non è entrata nel mondo di internet e lui dà due eh, spiegazioni molto molto semplici intanto che l'orologeria tradizionale è legata al passato ha paura di distruggere la propria immagine che si è consolidata nei nei secoli quindi eh, andare tutto velocemente così in internet eh, è qualcosa che mh, li eh, crea mh, paura. ecco, eh, eh, In questo momento probabilmente si avvicineranno piano piano, e poi perché credono anche che ehm, l'orogeria del, del lusso abbia anche una, una parte eh, esperienziale cioè che eh, l'acquirente il cliente voglia andare in negozio parlare con la persona che gli, eh, gli propone l'orologio mm, cioè che ci sia no questa questa relazione eh, che eh, che è un'esperienza no che è l'esperienza appunto del, del comprare nel mondo del lusso questo è sicuramente una uh, parte importante, ecco, lui fa l'esempio della Ferrari che quando comprò una Ferrari andò uh, fu invitato in, uh, a vedere la fabbrica a Maranello e lì gli fecero vedere, no, tutte le possibilità, quindi lui si, eh, si fece praticamente la propria, la propria Ferrari, ecco, si costruì, no, la propria, si personalizzò la propria Ferrari, quindi lui fa un po' questo, questo riferimento. Questo ci deve eh, servire anche per capire probabilmente dove andrà il, il futuro. E poi gli parla Teddy Baldassare del problema del mercato del grey market, no? O di, quelli, di quegli orologi che eh, si trovano che si trovano dai rivenditori, magari a prezzi più bassi. Di quello che si potrebbero trovare: quello che si potrebbe trovare da, un, da un, un venditore ufficiale e Biver dice che il problema è la sovrapproduzione, quindi pensa che il cliente debba essere lasciato senza approvvigionamento, cioè che l'approvvigionamento di orologi deve essere scarso perché altrimenti non si generano quelle dinamiche che sono, che sono necessarie nel mondo del lusso quindi io quello che mi immagino e quello anche che abbiamo visto è che nasceranno sempre di più serie limitate escano tutti i giorni Omega eh, serie limitate, um, Hoyer serie limitate, Breitling serie limitate, eh, Rolex ne sta producendo molto meno rispetto alla, eh, alla domanda al, alla, esatto alla, alla domanda quindi ritiene che queste condizioni siano necessarie per il mondo il mondo del lusso quindi a questo punto è importante anche eh, per insomma per il, per voi per capire ecco se effettivamente mh, il, questi orologi fanno fanno per voi oppure, oppure ritenete oppure ritenete di no eh, questo è la questo è quello che pensa una persona di sicuramente che ha un'esperienza enorme nel mondo della eh, dell'orologeria lui dice che eh, quando le persone comprano daniel wellington a un certo punto capiranno e vedranno che eh, per quanto sia un orologio eh, carino di design ma è un orologio che ce l'hanno un po' tutti al polso. È arrivato a un certo punto, vorranno qualcosa che li caratterizzi, qualcosa che, li, ehm, che sia fatto, che perlomeno eh, credano che sia fatto in esclusiva per, per loro. Ecco come crede che l'orologeria svizzera possa andare avanti, quello che sarà il futuro dell'orologeria svizzera, l'ha detto molto molto chiaramente. Quindi mh, ancora una volta faccio i miei più eh, vivi complimenti a Teddy Baldassarre. Io intanto vi saluto, spero che vi sia interessato ecco, questo, eh, questo video. Io vi saluto per ora e poi ci vediamo alla prossima settimana. Ciao a tutti!